Bene mamma, bene mamma e bene mamma, bene mamma, bene mamma, bene mamma, bene mamma, bene mamma e da gennaio 2014 si tolgono i lucchetti a Mostra d'Oltremare e sarà un luogo aperto per sempre alla città. Io credo che questo è il risultato più grande che si potesse raggiungere. Sarà una grande isola mediterranea al centro della città, un luogo aperto a napoletani e turisti dove vivere il tempo libero, l'arte, la cultura, la musica. La Mostra d'Oltremare si rinnova e amplia la sua vocazione fieristica e congressuale con nuove opportunità in termini di spazi e servizi. Il piano di rilancio è stato presentato questa mattina dal presidente Andrea Rea con i rappresentanti di comune, provincia, regione e camera di commercio e punta allo sviluppo internazionale del territorio. L'esperienza più bella che ho fatto in quest'anno è poter confrontarmi con tantissima energia positiva, competenze, qualità che ancora ci sono qua. Dobbiamo dargli uno spazio in cui poter crescere. La Mostra d'Oltremare è 620.000 metri quadri, con una ricchezza architettonica, una ricchezza polifunzionale che è straordinaria, unica al mondo. Dobbiamo usarla in questo senso qua. Quindi la nostra apertura da oggi ufficiale è innanzitutto l'apertura a chi vuole sviluppare progetti, agli operatori commerciali, alle associazioni, agli imprenditori. Dal comparto fieristico a quello sportivo, culturale, artistico e di intrattenimento, gli spazi sono distribuiti su 62 ettari di superficie ed articolati in 5 isole, ciascuna delle quali offre un pacchetto di servizi integrati. Con un flusso di oltre 800.000 visitatori l'anno, la Mostra d'Oltremare si conferma la più grande fiera monumentale d'Italia. Il 2014 deve essere il rilancio complessivo di quest'area. Noi come socio di maggioranza abbiamo dato delle idee molto chiare. La mostra da gennaio deve essere aperta sempre, non può essere chiusa a chiave. Quindi deve essere un luogo per la città, per questa parte importante dell'area occidentale e poi puntare tantissimo sui convegni, sulle fiere, sulle iniziative, sugli spazi aperti. Noi abbiamo garantito il grande progetto polo fieristico, che significa ristrutturazione dei padiglioni che sono così fatiscenti da tanti anni, il miglioramento della rete stradale attorno Mostra d'Oltremare, quindi insomma su quest'area c'è un investimento del comune enorme e dobbiamo nel 2014 cominciare a raccogliere tanti frutti di tutto quello che si è seminato in questi mesi.